Ciao Scream Wakers, buongiorno, buonasera, io sono V e questo è un nuovo video. Il trailer del prossimo remake del corpo sta già raccogliendo aspri paragoni con la saga di John Wick, capitanata da Keanu Reeves, il che solleva preoccupazioni riguardo alla comprensione che chi ha lavorato al remake ha del materiale originale. Sebbene il trailer offra infatti maggiori informazioni sull'estetica e sull'atmosfera di questo remake, sembra che manchino alcuni elementi cruciali che hanno reso il film del 1994 così iconico. Le forti reazioni negative sul look di Bill Skarsgård erano già state preoccupanti, ma il trailer complica ulteriormente le cose. La sensazione generale è che il film sia più interessato a delle immagini forti che a una narrazione avvincente, il che va quasi completamente in contrasto con ciò che la versione del 1994 aveva realizzato. Ma in realtà ancora non lo possiamo sapere, d'altronde è soltanto il trailer e il film potrebbe anche rivelarsi invece un lancio interessante per questo riavvio. Per ora però continua a collezionare reazioni negative da parte del pubblico e il confronto con il franchise di John Wick non è molto rassicurante forse. Nel trailer Eric Draven, il corvo, è allo stesso tempo vittima e portatore di estreme manifestazioni di violenza grafica, morte e distruzione. Sebbene il corvo del 1994 non fosse privo di una buona dose di momenti sanguinosi, alla fine era anche un esercizio di rappresentazione artistica e sublimata della morte, della perdita e del dolore. Forse il modo migliore in cui il film riusciva proprio a trasmettere tutto ciò e i suoi temi più pesanti era attraverso l'uso efficace delle scenografie, della musica e di una certa atmosfera della messa in scena che contribuirono proprio a dare vita agli stessi temi presenti nei fumetti di fine anni 80 di James O'Barr nel modo migliore. Il narratore del trailer ad un certo punto esclama che Eric sta mettendo in atto una violenza contro gli uomini che hanno ucciso lui e la sua ragazza, ma lo sta facendo per amore piuttosto che per vendetta. Ok, tuttavia il modo in cui elimina i criminali non solo emana forti vibes di vendetta, ma richiama anche perfettamente lo stile visivo visto nel franchise di John Wick. Il corvo potrebbe anche trarre vantaggio da una componente action in realtà, ma forse se lo fa troppo potrebbe anche rivelarsi anticlimatico. Sebbene il corvo del 94 presenti alcune scene d'azione e coreografie di combattimento, la sua più grande forza in realtà risiede nell'uso efficace di ombre, colori, musica e pioggia per coinvolgere meglio il pubblico. Il remake invece, almeno dal trailer, sembra puntare su altro e lo fa sembrare ancora più simile a un clone di John Wick. Poi boh, magari hanno messo nel trailer gli unici 3 minuti di action di tutto quanto il film perché hanno pensato che pompasse il pubblico. Ancora non lo sappiamo, possiamo solo commentare le immagini che abbiamo visto nel trailer. La rappresentazione di Detroit del 1994 nel corvo sembrava quasi ultraterrena, il che è stato fondamentale per convincere il pubblico che gli elementi soprannaturali in quell'universo erano possibili. Oltre all'ambientazione, anche la memorabile interpretazione da parte del compianto Brandon Lee, più tutta l'aura di mistero che si cela dietro la sua morte sul set, aiuta a distinguere l'originale da qualsiasi altro film di supereroi del suo tempo, ma anche attuale. In molti casi, uno sguardo o addirittura un sorriso da parte dell'Eric di Brandon Lee è stato sufficiente per instillare la paura nei cuori dei suoi assassini e per estensione negli spettatori, cosa che sembra assente per ora, almeno dal trailer del remake. Tuttavia il remake del corvo può ancora diventare un successo di per sé, grazie magari alla performance di Skarsgård. Come dimostrato dalle sue interpretazioni, ad esempio di Pennywise in entrambi i film di It, Skarsgård è più che capace di offrire una performance memorabile, riportando in auge magari personaggi che hanno ottenuto dei fasti in passato, proprio come il personaggio di It. Anche se il corvo di Skarsgård è stato purtroppo negativamente paragonato al Joker di Jared Leto, probabilmente possiamo contare su una sua ottima performance. Inoltre il trailer fornisce solo una panoramica generale di ciò che il film poi effettivamente ci offrirà. Sebbene molti degli elementi chiave della storia siano mostrati nel trailer effettivamente, resta comunque ancora da vedere esattamente come il corvo gestirà i temi del film, come farà evolvere i suoi personaggi. Insomma, per ora abbiamo avuto giusto un assaggino. Ma voi che cosa ne pensate? Avete già visto il trailer? Che impressioni vi ha dato? Come sempre fatecelo sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social e ai canali di Scream Week se ancora non l'avete fatto e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!